Io non volevo intervenire un po' perché questa cosa non l'ho ancora somatizzata o internalizzata completamente, e un po' perché mi interessava ascoltare, in quanto ci sono una serie di profili di discussione degli ultimi decenni che stavo in qualche modo recuperando attraverso la ripresa di un certo rapporto con Toni che era avvenuta rispetto a un volume che scrivevamo di cose passate, però il problema è che non so quanto posso, voglio dire, è nord-est. Il mio rapporto con Toni è il rapporto del nord-est, non perché io mi consideri ancora un nord-est, ma perché è quello. Credo di essere tra i presenti, probabilmente quello che ha conosciuto prima Toni, o comunque siamo lì, insomma, una cosa antichissima. E quindi ho la paura, se mi metto a intervenire, sarò brevissimo, di essere aneddotico, che è l'unica cosa che non c'entra, su cui Toni ci sputerebbe in un occhio con quella soavità che lo caratterizzava in certi momenti e che in fasi diverse gran parte di noi ha avuto modo di sperimentare concretamente. Però non mi dispiace dire come l'ho conosciuto, fisicamente come l'ho conosciuto. L'ho conosciuto perché un tizio, altro grande maestro, più vecchio, che tutti noi veneti conosciamo e gli altri no, no, forse a Parigi sicuramente c'è stato parecchio tempo e quindi l'hanno conosciuto, ma in giro per l'Italia pochi hanno conosciuto Guido Bianchini. Mi importò di peso, ero anch'io liceale come altri, però ero un anno finale di liceo un po' precedente quello che hanno raccontato altre persone, diciamo una roba tipo aprile 1963, ecco una cosa di quel genere, sta per darvi una cosa, e mi dissi di andare a parlare con un assistente, se volevo, che mi accompagnava a parlare con un assistente del rettore Oppo, che è un rettore famoso nella storia padovana, e io venni, insomma, chiuso in una stanza praticamente con questa persona la cui risata in gioventù era particolare, come ricorderete, però noi vivevamo in un mondo diviso in cui la pace nell'emisfero occidentale pareva costruita sull'essere tifosi delle due forze. E quindi o facevi, se eri di sinistra, stavi per l'Unione Sovietica e quindi valutavi queste cose, altrimenti invece il contrario. La cosa che mi pose la prima volta Toni, che mi ha cambiato la vita, è stata il mettere insieme le vicende del 1900, dei primi anni 50, dalla rivolta degli operai di Berlino Est alla lotta vittoriosa contro la legge truffa, che venne fatto in Italia un paio di anni dopo, come primo riemergere dello scontro di classe dopo il grande gelo della seconda, dopo il grande gelo che aveva seguito alla sconfitta del nazifascismo. Era un punto di vista, credo che già qui, è inutile, non voglio, cioè, so bene che sono sull'orlo, anzi ci sono già entrato a capofitto dell'aneddotica, però credo forse sono stati portati altri esempi e volevo un attimo pensare di poter richiamare questa cosa. Poi io ho un problema, ho avuto un problema teorico, perché ovviamente un internazionalista non può essere d'accordo con l'impero nella maniera in cui è stato posto l'impero. Questa è stata anche una questione oggettiva che non ha a che vedere con gli scontri politici degli anni 70, che sono tutte cose superate, no? Avevo avuto modo di leggere e ascoltavo di recente, e ho ascoltato anche qui in queste cose, la volontà di storicizzare l'esperienza di quel volume, che però, e questo, ripeto, avevo ristabilito, nel mio piccolo avevo ristabilito un rapporto, cercavo anche di rileggere e di rivedere una serie di questioni. C'era stato un motivo di questo, che non aveva niente a che vedere col personale, ma ripeto, un internazionalista leggeva a fatica nella sua prima versione queste cose. Poi non vado avanti con altre cose perché ripeto, rispetto e approvo l'altezza delle considerazioni che sono state fatte in questa fase. In questo momento io non riuscirei a essere altro che plurianedotico, e non mi pare che sia assolutamente il caso.
Mm-hmm.